Ecco, dopo il motore c'è la parola azione, come ricordava Montaldo, e con cui abbiamo avuto delle esperienze comuni in un lontanissimo passato. Noi non diciamo mica quanti anni, comunque insomma andiamo quasi su mezzo secolo. Allora, qual è il discorso? Che Giuliano allora intanto faceva l'aiuto regista, il direttore di produzione, l'attore. Di tutto, Di insomma, tutto, di di tutto e tutto, di più. assolutamente di tutto. Poi ci fu addirittura un film in cui lui aveva un momento di difficoltà economica. Noi ci incontravamo spesso anche con Fellini, con Germi, da uno strozzino qui a Via del Limite. Eravamo tutti sempre in difficoltà periodiche in materia economica, in materia finanziaria. Però ricordo una volta che ci aiutavamo a vicenda. Una volta fui io che lasciai. Che inventai una parte che non esisteva poi in sceneggiatura, nella Donna del Giorno, facevi il giornalista. E ho guadagnato. Guarda che racconto una cosa buffa, di quando tu, caro Citto, entrando nel campo di calcio de San Siro, e se ricordi bene era il derby Milan-Inter. Non so se mi Bene, spiego. non so se mi spiego. Credo 56, nel 56, 60, sì. allora 1000 spettatori, 66. E avevi nel copione, nella sceneggiatura, c'era scritto che la protagonista del film, Virna Lisi, doveva dare il calcio d'inizio. C'era anche Busini, allora un attore del Milan, che era lì accanto a me nella scaletta del sottopassaggio, e tu sei entrato in campo e gli hai detto: mi raccomando, signor Maselli, una cosa veloce. E lui entra dentro e dice: bene, dai il calcio, tac, stop, facciamone un'altra. Facciamone un'altra, con Busini. Dice: uè, adesso arriva la multa, ma chi la paga? Il signor Pegoretti, che poi era Pegoraro, che era il produttore del film, La multa. paga tutto Pegoretti per arrivare la multa, perché tu hai girato 9 ciak di quel calcio d'inizio col pubblico Sì, che era assolutamente sconvolto. sicuramente non erano 9, ma insomma, questo fa parte della No, leggenda, la sì, leggenda ma è che 4 o 5 mi ricordo guarda. sicuramente. Sì, ma c'era anche un'altra cosa che era molto bella. Noi avevamo alcune leggende, vivevamo su alcune leggende. Una delle leggende era Achtung Banditi, il film che aveva preceduto tutti, sia come tematica che come modo di tipo di produzione, e di cui è stato un protagonista anche organizzativo, ideativo, Giuliano Montaldo. Che la cosa era fatto come film? Guarda, intanto è un film che varrebbe la pena ricordare per tante ragioni. La prima, la formula, cooperativa spettatori e produttori cinematografici. Voglio dire che gli spettatori finanziavano un film che avrebbero un giorno voluto vedere sullo schermo. Che Non è un'idea poco, bellissima. non è poco. E grande ideatore, diciamo, il motore di questa idea era Giuliani, Giulio Negri. Come sai, sarà il produttore di tutti i film italiani, anche un mio film, Straordinario produttore, straordinario sì. personaggio. Quindi molti sottoscrivevano. Una città come Genova abbiamo all'epoca riuscito a racimolare 28 milioni di lire con quote da 500 lire. Beh, Beh, stupendo, stupendo. Si sono straordinario. mobilitati i portuali, Già. i tranvieri, gli edili. Si facevano dei comizi, praticamente dei Dei comizi, dei comizi, comizi. L'unica cosa che ricordo, assolutamente sconvolgente e divertente, è che un portuale bellissimo veniva chiamato Agostin Bob Taylor, perché, e poi aveva il gancio come i portuali, poi l'ho visto in Marlon Brando, il gancio dietro, eccetera. già. E un giorno arriva sul set, giravamo in periferia di Genova, arriva nell'ora di pausa e trova tutta la troupe sdraiata su un prato che mangiava il panino. Lui guarda e fa: ah, ma allora che? Dice: ma io ho dato i soldi per farvi fare un picnic. Oh, sembrava Selznick con le sue 1000 lire, però ci ha toccato il tempo. Però Il avevamo gatto in tante. flagrante, Ci ha colto il flagrante, non tutti riusciva a rimasti col capire. panino Un panino per lì è arrivato il padrone. il panino. Questo è uno dei racconti che mi ricordavo che era bellissimo. Invece Giraldi arriva più giovane, maledettamente, di noi, di Molto, qualche molto. mese. Si vede Ecco, anche. lui arriva invece un po' dopo, leggermente dopo,
c'era già il magnetico per le riprese, invece Giuliano e io siamo dell'epoca dell'SAV, della pellicola sonora, e di cui ho già parlato abbondantemente. Ecco, arriva Giraldi e diventa subito amico di tutti. E poi comincia a fare te, aiuto regie, il vice del critico dell'Unità. No? E beh, poi... nell'ordine, il vice di Tommaso Chiaretti all'Unità, no, sì. Posto che mi era stato lasciato da Elio Petri, che aveva cominciato nel frattempo a lavorare con Peppe De Santis. Già. E poi, nel frattempo, vivendo a casa con Gillo Pontecorvo, prima Callisto Kosovic e poi lui, quando Gillo ha debuttato, ho debuttato anch'io come proprio ragazzo di bottega, insomma, in Giovanna, dove Giuliano, che già era più esperto di noi, aveva fatto l'attore, aveva fatto l'aiuto, eccetera, però lì faceva il direttore di produzione e mi dava le 3.000 lire giornaliere, 3.000 giornaliere comprensive di diaria, di tutto, eccetera, e stavamo a Prato quella volta. Hai capito. C'è una fotografia che ti farò vedere di quando ti do le 3.000 lire guardandoti con odio. E io sono illuminato. Sei illuminato. No, il mio approccio poi è stato diverso perché è stato quello ho fatto l'aiuto. Visto, c'è un signore che... Poi tu sei sceso... Lui è Medioli con cui... quindi ci rivedremo tra pochissimo. Ciao. Sembrava ciao. Organizzato, eh? Sembrava un incontro no, organizzato. Era il tempo, in cui a Piazza del Popolo si incontrava veramente la gente del cinema. Assolutamente, è vero. C'erano lì, c'era il caffè Rosati, veniamo di qua noi e voi venite di qua. Dove si poteva stare fino alle 2 di notte. Dove si poteva stare fino alle 2 ma di notte. Ma non sapete un episodio. Una certa ora i tavolini rimanevano fuori da Rosati, sì. No? Chiudevano le serrande d'estate, andavano via i camerieri, noi rimanevamo lì a chiacchierare e arrivava uno e diceva il servizio continua. Era un napoletano che metteva le bottiglie qua, proprio qua, in questa... Dov'è? Qua dentro, in questa fontana, metteva le bottiglie nella fontana, e col ragazzino, il figlio che portava il servizio continua e costava pochissimo. Per cui era una cosa geniale. Ai prezzi di Rosati. Sì, continuava, lui ci aveva, non pagava. Non me lo ricordo, è stupenda. Io ricordo una cosa impressionante che noi, sempre come hai ragione, rimanendo la notte poi a chiacchierare lì, una volta vennero Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, passarono e noi ci dicemmo subito con Antonioni, eravamo un gruppo con Zurlini, dicevamo, sono Sartre e la de Beauvoir, ci picchia, eccetera. L'anno dopo loro ripassano, e io ricordo questa cosa che sembra quel racconto di Flaiano, a Rieccoli. cioè lo spirito scettico, il marziano a Roma, sembra qualche cosa, ma credo che nasce proprio da questo racconto, perché ma proprio ci venne naturale proprio dire no, adesso. Ma la cosa era un'atmosfera, effettivamente era un'atmosfera particolare, perché insomma una cosa che diceva anche Rosi, che mi pare giusta, cioè questo famoso neorealismo che tutti si stanno affannando, in realtà l'idea era di fare dei film che volessero dire qualche cosa, questo era il concetto, in definitiva. Quando diciamo una cosa era più che altro un elemento, un dato etico. Dovrebbe diciamo, essere sempre così. Dovrebbe essere sempre che così. Dici te? Io dico che dovrebbe essere sempre così. No, il problema era che quando un produttore sceglieva un regista, i due si mettevano insieme, all'inizio almeno erano totalmente d'accordo e complici. Sì. Cosa che è sparita perché insomma è cambiato. Io accennavo l'altra volta che i produttori italiani allora erano una stranissima razza, spesso erano personaggi che soltanto con questo mito delle donne erano piombati a Roma, pronti a... uno si era impegnato addirittura nel suo albergo in Liguria perché ma mica non c'era niente, mica niente, era la speranza, l'idea di Cinecittà. No, in provincia ti dicevano, beh, come va Cinecittà, come fosse una città a sé, no? con le camere, con gli alberghi, come se abitassimo, sì, con la Lida Valle al piano di sopra. Il progetto originale era quello, eh? Sì. Il progetto originale di Roncoroni è che a Cinecittà ci fossero anche le case degli attori e dei registi, meno male di no.
perché io francamente questo non lo sapevo. Sì, sì, un disastro. Ma tu te l'immagini, ecco, tutte le mattine apri la porta di Maselli, tutti i giorni. Senti, no, invece la cosa che io racconto è questo fatto dei produttori, cioè dei produttori che erano da un lato personaggi estremamente avventurosi, gli assegni erano a vuoto, ci incontravamo dagli strozzini, ma si facevano grandi film. Ecco, in questo senso noi possiamo raccontare, tutti vengono in testa delle cose sui produttori, queste cose, i racconti di Sonego, mi ricordo dei produttori che davano appuntamento in un posto che non esisteva la sede, che non, no, non so se te hai avuto no, mai... No, io questo periodo eroico purtroppo l'ho saltato. Per tua fortuna, io da un lato. Di questo periodo ricordo ancora Menghi, la trattoria Menghi, cioè? Dove, che era qui a Via, sì, Flaminia, dove c'erano tutti e dove prima di tutto si segnava. E dove ricordo Turcato nel 1953 era riuscito ad accumulare, quando il pasto costava 200 lire di media, 250, sì, era riuscito ad accumulare un debito di 800 milioni, no, 800 mila lire. Ah, 800 mila. Beh, forse oggi sarebbe di più. Siamo lì. E lì ho conosciuto Sonego, Pirro, Solinas, certo, Gillo e tutti i grandi pittori, Maffai, Turcato, sì, Scarpita, stavano tutti lì e accoglievano un ragazzo venuto a Trieste, sconosciuto, eccetera, assolutamente alla pari. Sì, sì, e sì, c'era quello che ricordo di Menghi era questo clima totalmente comunitario, totalmente, ed è durato, curiosamente, fino all'inizio della motorizzazione, cioè fino al 55-56, quando è cominciata la motorizzazione si è disperso tutto. È bello questo, non l'avevo mai collegato questa cosa. Veniamo verso qua. Da Menghi hanno pagato tutti. Menghi mi disse una volta che tutti quelli che avevano segnato hanno poi pagato. Sì, sì, sì. E peraltro tutti. E poi peraltro lui si è trovato, se mi permetti, una pinacoteca, sì, perché... Cioè, sì, dei quadri straordinari, di un valore immenso, beccati un po' questo, poi c'era Turcato, c'era Maffai, c'era Guttuso, cioè, sì, vuol dire, si è trovato un valore. Io mi ricordo che invece l'altro ristorante, adesso poi andremo a fare, dopo Otello, andremo a riprendere, c'era Otello, ma c'era prima Peppino a Via dei Greci. Peppino a Via dei Greci era un ristorante il più povero di tutti, più povero di Menghi, si pagava 160 lire il pasto, ed era il e Peppino, dove ci incontravamo, ecco, dove arrivò Alfredo Bini, arrivarono, c'era De Santis, era stesso un pubblico di Menghi, meno pittori, però era più un ambiente più lercio, era più spettacolaccio, c'era perfino delle soubrette del varietà che venivano lì, c'era una certa Marcella Ruffini straordinaria, grande diva del varietà, che tutti ci facevamo finta di snobbare, la guardavamo divorandola con gli occhi, era uno splendore. Ma la cosa che mi raccontava Peppino, lui, il proprietario, diceva: io gli ho tolto tanta fame a Rossellini. Davvero? Sì, perché dice, negli anni 30 Rossellini ebbe dei momenti molto difficili e veniva a mangiare qui con Astianoris. Lei, i conti non tornavano, perché no, Astianoris era la moglie di Camerini, che avevano soldi, ma insomma questo faceva parte forse di una sua, comunque questo era di un elemento leggendario, perché poi il discorso di invece però vero è che nel cinema, con gli alti e bassi che ci sono sempre stati, è vero che tutti abbiamo avuto delle fasi con grandi conti con i ristoranti. Io andavo a mangiare a Lecca, Citto, eh? Io sono andato a mangiare a Lecca, ente comunale di assistenza, oh, santo 120 Dio, lire con la fila di onorevoli vecchietti che non c'avevano una lira come me, io ero elegantino perché mia mamma mi aveva mandato a Roma benino, vado a pagare, questa bella tettona, bella romana, gagliarda, a momenti mi butta sgarbatamente la minestrone addosso. Io faccio così, dico: guardi, io un giorno diventerò ricco, compro Lecca e lei sarà disoccupata. È rimasta sconvolta da questo mio feroce intervento e il giorno dopo mi ha messo anche il formaggio, mi sorrideva e poi mi ha chiesto un appuntamento. Siamo andati a Villa Borghese, abbiamo passeggiato assieme, sembrava una pentola di fagioli.
aveva odore di minestrone a tutte le parti. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho, mi scuso di questo mio momento. Senti, ma di questo non ce l'ho momento fatto. Non ce l'hai fatta. Senti, invece una cosa che io volevo dire, come cosa interessante. Tu a un certo punto fai quello bellissimo, come la bambolona, quel sì. film. Come hai trovato quella ragazza? Perché quella fu una delle cose più misteriose, perché era un protagonista che, del tuo film, che era il tuo primo film. Il mio primo e il mio secondo debutto. Secondo debutto. Perché io ho debuttato una volta con i western. Ah, già, è vero. Quello è il mio secondo debutto, il terzo debutto è La Rosa Rossa. Comunque ecco, ti dico come ho trovato la bambolona. L'ho cercata per 6 mesi, in tutta Europa. In tutta Europa? Sì, giuro, anche nell'Europa dell'Est, perché siccome doveva essere una così corpulenta, però allo stesso tempo col viso infantile, innocente, eccetera, pensavo che nei paesi dell'Est fosse possibile che un'attrice professionista, perché doveva essere anche brava, fosse corpulenta. Invece, niente, ho disturbato perfino la figlia di Simone Signoret, Catherine Allégret. Ah, sì. E insomma, alla fine ero disperato, ho preso Miss Bratislava e mi ricordo che una notte mi ero trovato bloccato dalla neve fra Bratislava e Praga su una Volga presa a noleggio e mi dicevo: ma che sto a fare qui nei Carpazi a cercare in fondo una ragazza formosa? Adesso non uso parole sì, triviali. C'era Dracula nei Carpazi, eri te, con quella scusa. Sì. Alla fine prendo per disperazione questa Miss Bratislava, la porto a Roma e faccio un provino, non ero convinto, arriva nella sede della produzione una ragazza portata da un agente mia amica che stava a 1 chilometro. Cioè? Dopo una, quella lì, perfetta. Quella lì era perfetta, difatti si è doppiata da sola e quell'anno, lei aveva 16 anni e mezzo, è stata nella terna dei Nastri d'Argento con Monica Vitti e con Mariangela Merato. Sì, questo me lo ricordo perché era una, era la prima volta che vedeva la macchina da Brasile. Ripeto, ho perso sei mesi in tutta Europa e stava lì, a un passo dalla produzione. E un agente che la conosceva me l'ha portata e questa qui era lei. Era, ma proprio imbarazzante come era perfetta. Insomma. Io il produttore ti ha pagato 6 mesi di viaggi a cercare sì, la bambolona. Sì. È vero. Sì, volta sì, perché, adesso. Ma perché c'era questo... Va citato. I produttori, tu ti ricordi niente sui produttori, perché i produttori erano, a parte quello straordinario del Portuale che vi ha sorpreso, finanziatore. Ma i produttori, sai, io ho trovato Vanzi in ostaggio. Cioè? Gigi Vanzi, aiuto regista di Antonioni, era in ostaggio. Ah no, scusami, per le amiche. Per le amiche. Notariani ci ha raccontato che lo lasciarono in ostaggio a un certo punto per dovendo partire loro, perché non c'avevano più soldi. Ma io l'ho trovato dopo un mese ancora lì. Dopo un mese? Dopo un mese. Un mese è rimasto in albergo? Sì, io passo per Torino, per altro sopralluogo, e mi viene in mente che... Forse, che avevo sentito che era ancora lì. Allora vado all'albergo, alla Prince di Piemonte. Questo è un film. Guarda, vado al Prince di Piemonte e dico: scusi, vorrei parlare con il signor Vanzi. Col signor Vanzi? Come? Dico sì. C'è un momento di smarrimento, poi dice: chiamano uno, cameriere, dice: lo accompagni dal signor Vanzi. Allora siamo scesi sotto nello scantinato, vicino alle cucine, con delle montagne. È un grande albergo. Sì, con delle montagne di tovaglioli, di lenzuola, lavanderia, le cose, eccetera, eccetera. In una stanzetta, con un lettino, c'era lì il prigioniero Gigi Vanzi. Aiuto regista di Antonioni per un grande film, un che grande era film, Le Amiche. Era Le Amiche, sì. Allora abbraccio lui, ci abbracciamo. Come mai sei qua tu? Come mai sei qua tu? Lo so. Chiacchieriamo, a un certo punto dice: vuoi un caffè? Mi chiede. E dico: magari. Passa un cameriere e lui gli fa: garçon, cameriere, si possono avere 2 caffè? Questo si blocca sulla porta e fa: ma signor Vanzi, è mica diventato matto? Perché oltre ad essere ostaggio voleva anche il caffè. Due. Ma questa è una delle storie, ma infatti era perché loro non trovavano nel frattempo a Roma
cerca disperatamente Michelangelo Antonioni e il suo produttore a cercare disperatamente i soldi. Lo e so, trovarono c'erano anche dei Giovanni, grandi... trovarono Giovanni Addessi, la Trionfa al Cine, che intervenne a un certo punto e riuscì a... grandi personaggi. Però Le amiche ebbe il Leone d'Argento a Venezia. Ma è un film meno citabile, credo, non mi ricordo anche il titolo, girato in Jugoslavia, il produttore, che era un vero Sola, tradotto in lingua italiana, credo un imbroglione, a un certo punto cosa si inventò? Il campo, il controcampo al confine con l'Italia, Jugoslavia Italia, vicino a Trieste. Disse, facciamo una sequenza che mi è venuta in mente, il film stava per finire. Famo il controcampo di qua e tutti gli jugoslavi sono di qua. Poi famo il controcampo di là, tutti gli italiani di qua e poi gli ha fatto, ve saluto, è andato via senza pagare nessuno. Allora voglio dire, quando uno è così... quasi shampoo. Non facciamo nomi, ho capito, non facciamo di nomi parlo, ma sai di chi parla. Ho capito. Campo, si è inventato il campo, il controcampo alla frontiera, è un genio. Beh, è un genio. Ecco, è un genio. Questo un Sola pazzesco. Beh, io mi ricordo questa cosa. Durante il film di Leone, durante Un pugno di dollari, sì, a Madrid, tu che dove c'era, io facevo la seconda, dirigevo la seconda unità. Ah. Perché bisognava finire il film in 7 settimane. Io ho girato i pezzi male, con Giammaria. Mi ricordo con Giammaria ci prendevamo anche in giro, guarda dove siamo finiti, noi così ragazzi impegnati, eccetera, siamo qui nella Spagna di Franco, in questo improbabile villaggio, eccetera. Questo villaggio, noi giravamo, poi veniva il padrone la sera e levava tutti gli infissi. Cioè? Perché levava le porte e le finestre per non permetterci di girare. Perché il coproduttore spagnolo non gli pagava le rate. Però lì la storia ha un altro risvolto, che arrivava Arrigo Colombo da Roma, il giorno dopo con la valigetta, sistemava tutto e acquisiva altre quote di un film che già gli avrebbe reso quello che gli ha reso questo mondo. Eh già, senti, beh, ti posso dire che spesso erano anche i direttori di produzione bizzarri. Io mi ricordo di un direttore di produzione che promise a una cascina, padrone di una cascina, un contadino, gli disse possiamo girare, poi diamo un compenso, eccetera. L'ultimo inquadratore ha detto, senta, si mette in bicicletta, quando sente azione lei vada.